Va bene, in teoria non dovrei parlartene. Da qualche tempo sto frequentando un gruppo di persone. Chiamiamoli artisti, anche se è talmente difficile da spiegare che non so neanche da che parte. Ma tu stammi a sentire, capito? Si chiamano Gruppo Novalis, come il poeta. Lo conosci, no? Beh, è un poeta tedesco del Settecento. Lui morì, io vissi. Pronto? Chi sei? Alex. Alex chi? Ho letto il tuo messaggio al Torahwood. Al Torahwood? Sì, nel bagno degli uomini. E allora? Hai scritto che ti piace scopare con gli sconosciuti. È vero. Ti chiami Sara? Sì. E io sono uno sconosciuto, no? Sembrerebbe. Quindi vuoi scopare con me? Il Benny è un localino da eroi nomadi di provincia. Ci finiscono le risacche della notte, l'alta marea di chi non sa ancora dove andare e quella bassa di chi ha capito che muoversi non ha senso. È il palazzo più alto della zona. L'hanno lasciato come era 20 anni fa. Rischia di crollare, ma costa poco. E poi nessuno vuole vivere di fianco alla tangenziale. Nessuno vuole morire intossicato di smog a 40 anni. A me invece va bene. Penso ad Aldo. Ci sembrava di costruire il nostro futuro semaforo dopo semaforo. Il fiore è diventato una palla, la palla un cubo, il cubo un rettangolo. È come registrarsi mentre si piange, su una cassetta. Sai che il tuo pianto è lì, è diventato un oggetto. Parlare. La gente vuole solo parlare, credere di avere ancora delle scelte.